E ciao anche oggi. Benissimo, Ciao a tutti, benvenuti alla sesta lezione del nostro corso. allora, ecco qua, partiamo sempre da questa videata. Ecco la posizione, diciamo, di partenza per ogni avventura, per ogni partita di scacchi. Allora, ritornando alla piccola storia che vi ho raccontato, quando il re cerca di mettere su un piccolo esercito per la difesa del suo mini regno, vi ricordate che a un certo punto si presentarono due torri e il re fu rassicurato e infatti le torri dissero: "Maestà, noi possiamo essere molto utili alla tua difesa. Perché? Perché dentro le nostre mura tu ti puoi proteggere, ti puoi difendere. Ti puoi, attenzione alla parola di cui parleremo oggi, ti puoi arroccare. Arroccare, vedete, al centro della parola arroccare, arroccarsi c'è la parola rocca, cioè la parte più protetta di un castello. Bene, che significa quindi arroccarsi? Significa proteggersi. Ancora una volta, negli scacchi utilizziamo parole che invece si sono utilizzate anche in altri ambiti. Di questi giorni è su tutti i titoli di giornale la frase: "Donald Trump si è arroccato alla Casa Bianca", cioè sta chiuso e non vuole andarsene, sta dentro alla Casa Bianca. Diciamo, quindi arroccarsi anche qui significa proteggersi, star dentro. Bene, allora, arroccarsi, arrocco. Cosa è questa mossa magica? Allora, prima di tutto, lo scopo è quello di difendere il re. Allora, l'arrocco è una mossa molto, cioè, unica e molto strana, nella quale il re, per l'unica volta della sua vita, può fare due passi e non solo, ma nella stessa mossa la torre si muove anch'essa e gli si mette accanto. Allora, che significa? Significa, per esempio, in questa situazione, ecco, il re si muove di due passi e la torre gli si mette accanto nella stessa mossa. Quindi capite che è una cosa un pochino strana, strana, strana per gli scacchi. Si può fare una sola volta nella partita e per poterla fare devono verificarsi alcune condizioni. Prima Abbiamo condizione. anche delle, oltre al re che si muove i due passi, la cosa strana è che sto spostando due pezzi in una sola mossa. Esattamente. E la torre, come già spiegato da Dante, può scavalcare in questa mossa. Quindi vedete tre cose strane. Il re fa due passi. La torre scavalca e sto spostando due pezzi, sia il re che la torre. Questo qua è l'arrocco che si chiama arrocco corto, Corto. perché tra il re e la torre ci sono solo una e due case. C'è anche un altro arrocco. Che poi sarà l'arrocco, ecco qua, lungo, perché? Perché banalmente tra il re e la torre ci sono tre case. Benissimo. Il re si Si farà muove. sempre due passi e la torre gli si mette accanto. Ecco qua l'arrocco. Vi dicevo, ci vogliono delle condizioni. La prima condizione è che tra il re e la torre non ci siano pezzi, le case siano libere in questa occasione. Vedete che l'arrocco non può essere fatto perché tra re e torre c'è ancora il cavallo, quindi il bianco cosa dovrà fare? Sposta il cavallo. Ed ecco qua che crea le condizioni per poter fare l'arrocco. Naturalmente, ecco qua il re tacchede e la torre gli si mette accanto e lo protegge. Questo appunto è l'arrocco corto. In questa posizione, quali sono le mosse che il bianco dovrà fare per arroccare? Naturalmente spostare sia l'alfiere sia il cavallo, ma per spostare l'alfiere naturalmente bisogna spostare uno dei pedoni, ecco, o il pedone E2 o il pedone G2. Quindi mettiamo, ecco qua, si sposta prima il pedone, così l'alfiere può uscire. Poi il cavallo si sposterà ed ecco qua create le condizioni per l'arrocco 1 e 2
e la torre accanto. Benissimo. Per fare l'arrocco lungo, cosa bisognerà fare anche qui? Facile, l'avete capito, spostare i pezzi che stanno tra re e torre. Quindi il cavallo, per esempio, ecco qua che lo spostiamo, l'alfiere, ma per spostare il quale c'è bisogno appunto che uno dei due pedoni che gli sta, diciamo, sopra, accanto, si spostino. Ecco qua, si toglie, ecco l'alfiere che se ne va, è spostato, la donna anch'essa si muove ed ecco qua, create anche in questo caso le condizioni per l'arrocco. Il re farà faticosamente un passo, due passi e la torre gli si mette accanto. Ecco qua l'arrocco lungo. Quesito, vi faccio una piccola domanda. Arrocco corto, arrocco lungo, quale è possibile fare? Vedete, non può fare l'arrocco corto perché la torre evidentemente in una mossa precedente si è spostata. Quindi, seconda regola, se la torre o il re si sono già spostati, non sarà possibile fare l'arrocco. Quindi l'arrocco corto non sarà possibile farlo, ma sarà possibile fare l'arrocco lungo, perché vedete la torre non è stata spostata, il re nemmeno, ed ecco qua fatto l'arrocco lungo come prima. Io vi dicevo, ci sono delle condizioni per poter fare l'arrocco. Bene, che non ci siano pezzi tra re e torre, che non siano mai stati spostati prima. Terza condizione, che il re non passi su una casa minacciata da un pezzo avversario. Vedete che il re, per poter arroccare, fa un passo in F1 e poi andare in G1, ma passando in F1 si mette sotto la minaccia dell'alfiere avversario. Quindi in questo caso l'arrocco non è possibile farlo. Quindi per poterlo fare, cosa succede? Che il bianco prima, per esempio, avanza il pedone, ecco qua, toglie la minaccia dell'alfiere e poi può fare tranquillamente il suo arrocco. Ecco qua. Anche qui ci sono dei problemi per poter fare l'arrocco. Uno, il bianco non può farlo perché c'è l'alfiere tra il re e la torre e quindi le case non sono libere. Ma non solo, se non ci fosse l'alfiere, il re non potrebbe arroccare perché andrebbe in G1 e in G1 sarebbe minacciato dal cavallo avversario. Quindi qui deve risolvere due problemi. Uno, domanda: l'alfiere nero è un problema? Questo alfiere che è in F3 ci sta attaccando una casa dove il re passa? Attenzione, no, ci sta, è vero, attaccando la torre, ma ricordiamoci che in questi esercizi il nero non muove, quindi non è un problema se ci cattura la torre, infatti non lo può proprio fare perché muove solamente il bianco. L'alfiere non è un problema, infatti gli unici due problemi, come diceva Dante, sono l'alfiere che è in mezzo tra il re e la torre e il cavallo che ci sta attaccando una casa dove il re deve passare. Come possiamo fare? Quindi qui una mossa piuttosto ovvia: l'alfiere si sposta, ma non solo si sposta, mangia il cavallo dell'avversario ed ecco qua spariti i due ostacoli che non permettevano l'arrocco. Non c'è più il cavallo, non c'è più l'alfiere in mezzo, e quindi adesso l'arrocco è possibile farlo. Benissimo. Bene. Allora, passiamo ora a fare dei piccoli esercizi, eccoli qua, sull'arrocco. Allora, vi farò delle domande, diciamo, e vediamo subito, qua ci serve ovviamente la spiegazione. Abbiamo capito le tre regole dell'arrocco, cioè re e torre non devono essere mai mossi, prima regola. La strada tra il re e la torre deve essere libera. E le case dove il re deve passare, per esempio queste per fare arrocco corto, non devono essere sotto attacco dall'avversario.
Qua in questo esercizio possiamo fare sia l'arrocco corto, vedete abbiamo rispettato tutte le regole, ma altresì possiamo anche fare l'arrocco lungo, perché anche qua re e torre non sono mai stati mossi, quindi posso arroccare anche lungo. Su questo esercizio, già l'abbiamo praticamente già spiegato, posso fare l'arrocco lungo? Questa volta vedete che la torre è stata mossa, quindi da 1 a B1 non potrò fare l'arrocco lungo, ma posso fare solamente l'arrocco corto, perché il re è nella casa E1, la torre è nella casa H1, non sono mai stati mossi, quindi in questo caso posso solo fare l'arrocco corto. Bene, ora in questi esercizi io cercherò di chiedervi se posso arroccare corto, se posso arroccare lungo, se posso arroccare sia corto sia lungo, oppure se non posso arroccare. Bene, in questo esercizio vi chiedo appunto se posso arroccare lungo, corto, tutte e due, oppure non posso arroccare. Come sempre, quando facciamo questi esercizi, chi vuole può fermare il video per avere più tempo a disposizione e andiamo a vedere la soluzione. Allora, questo alfiere è abbastanza fastidioso perché andiamo a vedere che, allora, se si muove a sinistra non sta minacciando nulla, ma se si muove a destra sta attaccando la casa G1. Vi ricordate che il re per fare l'arrocco deve avere le caselle libere? Attenzione, questa casa G1 è sotto attacco dell'alfiere, quindi qua non posso fare l'arrocco corto. Provo a farlo, ma vedete che il computer non me lo fa proprio fare. Quindi non posso arroccare corto, ma potrò arroccare lungo, perché nessun pezzo, perché sono, diciamo, rispettate tutte le condizioni per arroccare. Quindi il re fa due passi, la torre nella stessa mossa scavalca e si mette a fianco. Nuovo esercizio, iniziamo a mettere qualche pezzo in più e vediamo, posso arroccare corto, posso arroccare lungo, posso arroccare sia lungo che corto, che cosa posso fare? Fermate il video se volete più tempo. Bene, allora, l'arrocco corto sicuramente lo posso fare, si vede subito ad occhio, diciamo, perché nessun pezzo ci sta attaccando le case dove passa il re, la strada è libera e re e torre non sono mai stati mossi, quindi sicuramente l'arrocco corto va bene. Ma posso fare l'arrocco lungo? Vediamo che la strada è libera, re e torre non sono mai stati mossi e vediamo pure che le case dove passa il re non sono sotto attacco dai pezzi avversari, quindi in questo caso posso fare anche l'arrocco lungo, quindi posso scegliere se arroccare corto oppure se arroccare lungo. Scusa, prima di passare al prossimo esercizio vedete che eventualmente il nero potrà anche lui fare sia l'arrocco lungo sia l'arrocco corto, perché vedete tra re nero e torri non ci sono più pezzi e palesemente non sono stati mai spostati. Ecco qua, per esempio. Perfetto, sì, il nero potrà arroccare sia corto che lungo. Ok, allora, in questo esercizio, solita domanda, quindi se volete fermate il video per avere un po' più tempo a disposizione, qua i pezzi cominciano a essere più fastidiosi, abbiamo messo anche la donna, che è un pezzo pericoloso, diciamo. Ok, pronti con la soluzione? Allora, non posso arroccare lungo, perché guardate che la donna ci sta minacciando la casa di uno, dove il re dovrebbe transitare, quindi l'arrocco lungo vedete che mi è impossibile. Ma non è lo stesso discorso per l'arrocco corto, sembra strano, ma vedete che la donna non sta attaccando una casa dove passa il re, sta attaccando quella vicina in H1, ma non è un problema, infatti qua il re può arroccare tranquillamente corto. Anche qua, allo stesso modo, come ha detto prima Dante, posso arroccare anche con il nero, sia arrocco corto sia arrocco lungo, posso farli entrambi perché sono rispettate tutte le regole. Bene, nuovo esercizio, solita domanda, fermate il video chi vuole più tempo e io vado subito con la soluzione dell'esercizio. Allora, in questo caso l'arrocco corto sicuramente sarà possibile perché la strada è libera, le solite regole sono rispettate, quindi posso arroccare corto sicuramente.
L'arrocco lungo invece non è possibile. Perché? Perché la casa di 1, guardate un po', è sotto attacco dalla torre di D8. Vedete? Quindi in questo caso non posso fare l'arrocco lungo, proprio perché quella casa è sotto attacco. Solo l'arrocco corto in questo esercizio, quindi. Bene, ultimo esercizio con due alfieri fastidiosi e andiamo a vedere quale arrocco potrò fare. Perché sono fastidiosi? Beh, vediamo subito che questo alfiere qua ci attacca la casa G1. Potrò fare l'arrocco corto? No, non posso perché il re transita proprio nella casa G1, quindi l'arrocco corto mi è impossibile, non posso. E andiamo a vedere l'arrocco lungo, c'è questo alfiere che dà fastidio, sembra, ma in realtà, come sempre, non sta attaccando una casa dove passa il re. Vedete che il re andrebbe in D1 e poi in C1, ma non arriva sicuramente in B1 dove c'è l'alfiere di G6. Quindi posso fare solamente l'arrocco lungo. Bene, piccola precisazione sull'arrocco. A che cosa serve l'arrocco? Allora, l'arrocco serve per due motivi. Lo vediamo da qua. Allora, qua il re è in pericolo, perché si trova in mezzo alla scacchiera. Per esempio, la torre potrebbe venire qui e darci subito dei fastidi, ci attacca, ci crea dei problemi. Invece, se noi facciamo l'arrocco, come da lessico arroccarsi, ci mettiamo dietro alla barriera formata dai nostri pedoni. Quindi qua sicuramente il re è molto 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 più sicuro. Facciamo un esempio, per esempio il nero in più mosse arriva qui con la torre, ma non ci attacca perché c'è la nostra rocca, c'è il nostro pedone che ci sta difendendo, quindi il re è molto più al sicuro. Ma c'è anche un secondo motivo, guardate questa torre. Che cosa fa adesso questa torre? Sbatte con un pedone, sbatte con il nostro re, non sta facendo nulla. Se invece noi facciamo l'arrocco, questa torre comincia già, vedete, ad essere più pericolosa, può dare più fastidio. Quindi l'arrocco è molto importante farlo, fatelo prima possibile nelle partite, ed è una mossa sia di difesa per il re, sia una mossa di attacco, perché la torre diventa più forte. Bene, con quest'ultima spiegazione vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento per la 7ª lezione. Ciao a tutti!